Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Allora, proviamo a finire questa missione qua. Intanto ragazzi, ci mancano poco più di 3000 monete. Nel frattempo ci andiamo a fare l'ultima battaglia qui. Allora, questo qui. Poi ci prendiamo un bel erbivoro e contro quello lì il Trenarodonte. E andiamo a fare l'ultima battaglia, così sperando di vincere e di beccare un altro bel pacchetto rarissimo. Acquatico tra l'altro, ok. Questo qui ha 2086 di vita. Facciamo una bella riserva e andiamo avanti. Tocca a lui, cosa fa? Mi attacca? No. Ok, facciamo altre tre riserve. Vediamo un attimo che cosa pensa di fare lui. Si difende di due, ok. Tocca a noi. Tocca a lui, due. Ok, bene, attacchiamolo noi adesso ragazzi. Perfetto, ha 2086 di vita. Dovrebbero bastarmi tre attacchi. Quindi uno, due e 3, e facciamo anche 3 riserve, molto bene. Questo andato, primo dinosauro morto, tocca a lui. Spero mi attacchi così che si tolga un po' di riserve da lì. Ne ha 3, vediamo che cosa fa ragazzi. 3 di attacco, mi fa fuori, però perlomeno ha 0 difesa. Noi abbiamo anche 3 riserve da parte, più le altre 3, siamo già a 6. 1494 l'altro, quindi a 7 siamo, quindi tra l'altro non è nemmeno forte. 1494 e 4 riserve per il prossimo attacco. Molto bene. Ok, ciao bello. Ultimo suo dio Dino Diplotator. Molto bene, tocca a noi ragazzi. Lui ha 4, cosa fa? Nulla. 448. Io proverei già questo ragazzi. Io lo attacco subito, non mi interessa niente. Facciamogli 7 di attacco e vediamo che cosa pensa di fare lui. Si difenderà di 4, sì. Comunque lo faccio fuori. Molto bene. E anche questo pacchetto è andato ragazzi. Tra l'altro ho un altro dino da portare al 20 che ho preso nella scorsa battaglia che non avete visto. Adesso ve lo faccio vedere al volo. Hai ricevuto Trinacromero pacchetto. Prendiamolo subito, che bello che è. Questo blu qua tra l'altro è il mio colore preferito. 89.000 monete, monete, un po' di cibo. E rarissimo Trinacromero. Molto bene. Molto molto bene. Ok, 500 punti VIP. Perfetto. Allora, eccolo qui. Schiudi. Attiviamolo subito. Sarà pronto da 170, ma lo raccogliamo e prendiamo tutto insieme ragazzi. Vi faccio vedere proprio tutti i dino che devo prendere. Sono dei rari e quant'altro, però quindi nulla di che. Ok, lo avevamo già a livello 20. Meglio, che così sarà uno dei prossimi a portarlo a livello 30. L'acquatico uno dei primi tra l'altro. 9 e una 10. Torniamo indietro. Ne ho un altro ragazzi da farvi vedere, che è probabilmente questo qui, no? Vediamo quale che era, che non mi ricordo assolutamente. Questo qua. Ok, portiamolo a livello 20. Questo qua è nuovo, non lo avevo. Non è fortissimo, ma al momento vabbè. È un dinosauro rarissimo, quindi non ci si aspetta grandissime cose. Però intanto ce l'ho al 20 ed è un bel dino acquatico. Ed è questo qua. Molto molto carino. Perfetto ragazzi. Cos'altro? Vediamo qui se riusciamo finalmente a passare un po' di livello. Quante monete mi mancano? Vediamo un po'. 99.000, pochissimo. Giusto il tempo di fare ancora qualche azione qua insieme a voi ragazzi. Finalmente passiamo di livello insieme tra l'altro. Nel frattempo attiviamo un attimo questi qua, raccogliamo questo che sicuramente mi fa comodo averlo. Attirano titano, quindi comunque poi ne ho già, non è male, ne ho già 3 pronti a essere evoluti. Intanto facciamo questo qui, così lo portiamo al 20. 9, 10 e un altro da 10, così tirano titano, 1 al 30, 1 al 20. Molto bene. Ok, 9, 1, 10, evolvi, inizia. Andiamo pure, ed è uno. Poi ragazzi c'è questo qua, ok, metro rinco, mettiamolo qua. Ce l'ho già al 40, ma ne voglio fare un altro, così da fare in modo che posso fare un ibrido tranquillamente, avere sia l'ibrido e sia il metro rinco a livello 40 ragazzi, che comunque non è male, è bello forte. Ok, ne avevo un altro direi, che questo qui, sì, anche questo già ce l'avevo.
però intanto voglio fare un bel po' di vino così da poter fare gli ibridi tranquillamente, perché anche questo qua volendo si può andare a fondere. 10-10-20, posso già farlo, perfetto. Direi di andare a raccogliere le ultime monete qui, ragazzi, vedere se ci riusciamo ad aumentare di livello. Manca veramente tipo una moneta. Siete pochissimo. Poi andiamo qui. Perfetto. Ok. Ho visto che c'era una battaglia nuova. Squadra senza sconfitte. Ok, bisogna battere questi qua senza sconfitte. Mi sembra abbastanza semplice. In realtà io queste qui sono riuscito sempre a perderle, perché comunque un dinosauro mi muore. C'è anche questo qua che è l'evento mondiale Furia, dove bisogna uccidere tot T-Rex di fila. Io non sono riuscito ad ammazzare al momento solo 7, ma poi vedremo più avanti, magari riesco a farne 8-9, perché comunque avevo preso tutti i dinosauri misti, tra cui anche degli erbivori, quindi comunque erano deboli. Finalmente riusciamo a finire la missione, a raccogliere un po' di esperienza che ci porterà a livello 56, molto bene. Giostra uovo rotante e nuova espansione di territorio. Ok, ok, un po' di DNA che fa sempre comodo e un po' di monete. 10 punti, siamo a 4060, non mi interessa, no? Sì. Aumentiamo finalmente un po' il territorio e vediamo la missione nuova. Deve pure esserci un modo di scoprire quale dei triceratopi di Jurassic World ha tentato di travolgermi. Per poco non ci restavo secco. Io e Grey stiamo consultando l'elenco di tutti gli erbivori. Perfetto. Puoi aiutarmi il triceratopo che ho incontrato tempo fa? Sposta 3 culture di triceratopo intorno a un ponte di legno. Ok, fai in modo che 2 risorse di triceratopo salgano di livello. Ragazzi, di triceratopo ne ho tipo 8 milioni. Guardate quanti ne ho, quindi non sarà un problema fare questa missione finalmente. E cos'altro, ragazzi? Nulla, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, tanti commenti, tanti like come sempre, ragazzi, io vi ringrazio veramente di cuore e ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi!